Sibi semper consulit, ego illi. Tullia pensa consulit sempre a se stessa, io a lei. Caesar Pompeium oppugnat, eum vincit et eius castra diripit. Cesare combatte contro Pompeo, lo sconfigge e distrugge il suo accampamento. Negli esempi troviamo evidenziati i pronomi personali di terza persona, che in latino assumono due forme a seconda del significato. Prendiamo per esempio Sibi. Sibi è un pronome riflessivo, è in caso dativo e svolge la funzione logica di complemento di termine. È riferito al soggetto, Tullia. Illi è il dativo singolare del pronome dimostrativo ille, illa, illud e svolge la funzione logica di complemento di termine, non riferito al soggetto. Ego è infatti il soggetto della seconda proposizione. Eum, seconda frase, è l'accusativo maschile singolare del pronome determinativo is, ea, id e svolge la funzione logica di complemento oggetto. È in caso accusativo, è riferito a Pompeo, non a Cesare, che è invece il soggetto della frase. Eius, nella stessa frase, è il genitivo maschile singolare del pronome is, ea, id. Qui svolge la funzione di aggettivo possessivo, non riferito al soggetto, ma al complemento oggetto, all'accusativo Pompeium. Il suo accampamento è l'accampamento di Pompeo, non è l'accampamento di Cesare. Ecco perché il latino usa la forma del genitivo singolare del pronome determinativo is, ea, id, eius. Nel caso del pronome di terza persona, singolare e plurale, il latino usa due forme diverse a seconda che sia riflessivo, cioè riferito al soggetto della frase, oppure non riflessivo, cioè non riferito al soggetto della proposizione.